Presidente, colleghi, era atteso da diversi mesi, ma finalmente pare che il decreto sulle fonti rinnovabili stia per essere emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede incentivi sugli impianti come fotovoltaico, idroelettrico, eolico e geotermico. Ebbene, nonostante i reclami, le richieste da parte delle associazioni di categoria dell'idroelettrico, pare che in questa bozza l'idroelettrico sia compresso. Non solo, ma la bozza prevede l'esclusione dal beneficio degli incentivi anche degli impianti mini-idro sul presupposto che ci sono dei problemi ambientali in ordine a un precontenzioso EU-Pilot. Ebbene, come abbiamo più volte sottolineato, questi problemi ambientali sono ampiamente superabili da linee guida, due per la precisione, emanate mesi fa dal Ministero dell'Ambiente. Quindi non si capisce come mai questa bozza, che è stata trasmessa l'ultima dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero dell'Ambiente, esclude e comprima sostanzialmente l'idroelettrico, che, lo ricordo ai colleghi, ha ricevuto la concessione, per i quali molte imprese stanno già pagando la concessione e che di fronte al diniego degli incentivi rischiano di essere assolutamente messi in ginocchio con la perdita di enormi posti di lavoro. Questa è una cosa inaccettabile. Quindi, così come ha fatto il sottosegretario all'ambiente Gava, che per ben tre volte ha chiesto al MISE e al Ministero dell'Ambiente di aprire un tavolo, così a nome dei colleghi del gruppo Lega della Commissione Ambiente sono qui a chiedere anch'io, attraverso la sua Presidenza, che i ministri Di Maio e Costa possano aprire un tavolo sull'idroelettrico in modo tale che si riveda il contenuto, la bozza di questo decreto. Ho terminato, Presidente. Grazie, senatore Arrigoni. È scritto a parlare il senatore Marsi.